Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e primo volo con l'Autelivo. Sì, perché oggi facciamo il primo volo con questo fantastico drone, almeno sulla carta secondo me un fantastico oggetto. Quindi adesso lo proviamo per la prima volta. Non ho ancora fatto l'aggiornamento firmware, cioè l'ultimo, quindi alcuni dei problemi che ha a livello di problemi di gioventù, perché ricordiamoci che è uscito in vendita dai primi di luglio, quindi è nuovissimo. Alcuni dei problemi che ha sono stati risolti con i vari firmware, ma qua non ho installato ancora l'ultima versione perché non ho ancora avuto tempo, ma oggi ci tenevo a provarlo perché è una fantastica giornata e potevo avere quell'oretta di tempo per fare alcune prove. Quindi tipo l'eliche che si vede una parte di elica nella videocamera, queste cose probabilmente ci sono ancora perché, ripeto, non ho fatto l'ultimo aggiornamento firmware che lo risolve, come altri problemi che ha, ripeto, di gioventù, ma che sono già stati risolti con l'ultimo aggiornamento. Quindi adesso prepariamo tutto e facciamo un po' di prove, magari facciamo anche un range test, magari non al suo massimo potenziale, però lo proviamo giusto per vedere il suo comportamento già sul chilometro e due, a vedere com'è il ritorno video, perché comunque è un ritorno video in full HD, e vediamo se questo ritorno video rimane fluido, che è la cosa più importante per chi deve fare riprese video con un drone. Quindi adesso prepariamo tutto e facciamo qualche prova, ripeto, solo un primo test, poi ne verranno degli altri un po' più, diciamo, approfonditi. Questo primo test, ripeto, senza aggiornamento firmware, quindi quello, i difetti che ci sono, e proviamo comunque come si comporta questo Autelivo. Quindi adesso abbiamo preparato tutto, accendiamo l'Autelivo. Ok, diciamo che i motori al minimo praticamente non si sentono. Adesso poi sentiamo la quantità di rumore quando decolla, però diciamo che da fermo praticamente non si sente. Direi che il rumore è ottimo rispetto al Mavic Air, direi che è veramente veramente molto meno, probabilmente è più simile al Mavic Pro. Quindi ragazzi, direi che proviamo a inquadrarmi. Vai! Che figata che è. In overing è impressionante, non si muove di un millimetro. Dopo aver provato poi fino a qualche giorno fa il Parrotanafi, veramente questo non si muove di niente. Diciamo in stile poi anche Mavic Air e Mavic Pro. Diciamo che forse il Parrotanafi, che in overing a un metro e mezzo qualcosa che non va, perché vabbè, a quei soldi non stare in overing fermo immobile c'è qualcosa che non quadra. Secondo me questo è veramente veramente immobile, cioè lo state vedendo, non si muove di un millimetro. Quindi adesso proviamo ad alzarci. Alziamoci un po', ok, adesso sale velocissimo, impressionante come sale veloce, madosca, è arrivato a 70 metri in un lampo e sono in modalità quella, diciamo, video, cioè per registrare filmati video, non è in modalità sport. In modalità sport deve essere una cosa allucinante. Proviamo ad allontanarci. Volevo cambiare la risoluzione video perché in questo momento sta registrando in 4K plus a 30 fps. Proviamo. Ok, stoppo la videocamera un attimo e volevo mettere questo, il 4K diciamo normale, e mettere i 60 fps, che sono poi la sua figata. Quindi facciamo ripartire la registrazione. Come fluido il segnale video, eccezionale, 700 metri non ha fatto il minimo scherzo di niente, cioè veramente veramente eccezionale.
Nel caso nel video vedete le eliche, perché non ho ancora fatto l'aggiornamento firmware, o meno non all'ultima versione che risolve questo problema. Quindi adesso probabilmente vedete le eliche, sono a 1 chilometro e l'immagine è fluidissima, impressionante. Quindi ripeto, le eliche che adesso vedete nell'interno dell'inquadratura, poi in realtà con l'aggiornamento firmware non ci sono più, ma non ho ancora avuto tempo di farlo, quindi adesso sto andando con, non è proprio l'ultima versione del firmware. Adesso sono a 1 chilometro e 300 metri, adesso torniamo perché vabbè, con questo firmware preferisco non allontanarmi troppo. Proviamo a fare un return to home. Sta ritornando, sono curioso di vedere in che posizione arriva, cioè nel senso il return to home quanto è preciso, perché comunque ero andato quasi a 1,2 km, 1,3 km di distanza, e sono curioso di vedere quanto è preciso nell'arrivare qua sul landing. Devo dire che veramente l'immagine è fluidissima, peccato non aver fatto ancora l'aggiornamento del firmware e quindi avere l'elica che si vede all'interno, però vabbè, questo è una cosa che sapevo già, non è che sono sorpreso, perché comunque era risaputo che senza aver fatto quell'aggiornamento ci sarebbe stato questo problema. Però è impressionante vedere come viene riportato l'inquadratura video all'interno dello smartphone, veramente veramente eccezionale. E vi ricordo che se volete potete anche non usare lo smartphone, ma vedere direttamente all'interno del display qua sotto senza usare lo smartphone, cioè questo display diventa anche uno schermo per vedere cosa sta inquadrando il drone. Siamo a 366 metri. Vediamo, sta tornando. Devo dire che rispetto al Mavic Air è molto molto più silenzioso. Credo che sia più o meno sullo stesso rumore, forse qualcosa meno del Mavic Pro. Adesso poi magari farò una prova con l'applicazione del telefono che misura i dB, come avevo fatto con il Mavic Air, con il Tello e con il Parrot. Eccolo che è arrivato sopra di me. Non so se lo state vedendo, che mi allontano. Vediamo quanto è preciso. Vediamo quanto è preciso. E vi ricordo che era andato circa 1,3 km di distanza, quindi adesso è tornato da là con Return to Home e vediamo quanto è preciso sul landing. E anche qua, però probabilmente anche qua magari con il firmware aggiornato potrebbe cambiare qualcosa, però magari è già preciso così, e questo non lo so. Vediamo. Ragazzi, veramente eccezionale anche il return to home. Avete visto come ha beccato comunque il landing, e io beccare il landing da un drone che è andato a 1,2 km di distanza e torna e becca il landing ed era ad un'altezza di 70 metri, l'ho visto fare solo ai prodotti DJI. Tutti gli altri, compresi Xiaomi Mi Drone o Parrot Anafi, comunque non lo vanno a beccare mai, come minimo sbagliano dal landing almeno di un metro e mezzo tranquillamente, che va sempre bene perché comunque è un ritornare da dove è partito, però questo ha beccato il landing come fa il Mavic Pro.
quindi devo dire da questo punto di vista tanta roba, e ripeto, non ho l'ultimo aggiornamento firmware che dovrebbe migliorare comunque il tutto, perché questo comunque è un prodotto nuovo, è in vendita praticamente dai primi di luglio, quindi è nuovissimo, quindi gli aggiornamenti firmware qua adesso fanno tantissimo, perché ha tante cose da comunque migliorare, nel senso non stravolgere ma migliorare, compreso il discorso dell'elica che si vede nella videocamera e queste cose che comunque sono già state risolte con il firmware, che io non ho ancora potuto fare perché non ho avuto tempo, e siccome che oggi volevo provare giusto come volava, perché veramente mi incuriosiva, devo dire che per adesso tanta tanta roba, ragazzi, è eccezionale. Adesso lo volevo fare ridecollare, accendiamo i motori. Diciamo che con i motori al minimo proprio non si sente, sembra quasi spento. Se non si vedessero le eliche che girano, sembra spento. Vedete che ho ancora tre tacchette della batteria, cioè questo è andato a 1,2 km a 70 metri d'altezza, è andato e tornato, ha ripreso in 4K a 60 fps e c'è ancora tre tacchette di batteria, quindi fate voi. Quindi adesso decolliamo. Con questo pulsante si decolla, diciamo, in automatico, cioè vabbè, se no basta tirare sulla levetta la cloche e lui decolla, però con questo, diciamo, lui va in overing a 1,5 m, basta tenerlo premuto 2 secondi, vedete, sale la barretta e lui decolla, va circa a 1,5 m d'altezza, dopodiché si ferma. Proviamo adesso a vedere come funzionano i sensori degli ostacoli, vediamo se lui mi aggira. Sì, vedete che si sposta, io sto tirando la levetta avanti tutta, vedete? Lui si sposta e va. E anche questo, devo dire, funziona molto bene, e ripeto, probabilmente migliorato ancora con l'ultimo firmware, perché l'ultimo firmware ha un sacco di aggiornamenti e miglioreranno ancora poi, perché comunque, ripeto, è in vendita solo dai primi di luglio, quindi è totalmente nuovo. Ok ragazzi, come primo test non è andato male, c'era il problema dell'elica che si vedeva in altre camere, ma lo sapevo già perché non ho fatto ancora aggiornamento firmware, però è funzionato tutto benissimo, sono arrivato circa 1,2 km, 1,3 km di distanza, 70 metri d'altezza, e il segnale video era perfetto, non aveva la minima interferenza, calcolando che là in fondo c'è un ripetitore telefonico, quindi pensavo che magari qualche interferenza la dava, ma non ha dato il minimo difetto. È arrivato fino a 1,2 km, sono tornato, non perché non poteva andare di più, ma perché non me la sentivo di usare tanto di più per come primo volo, poi ripeto, senza avere un aggiornamento firmware all'ultima versione. La telecamera secondo me si è comportata bene dal punto di vista delle inquadrature, le ho registrate in 4K a 60 fps, che poi è il suo punto forte, la batteria secondo me è eccezionale, dura tantissimo, il ritorno to home è stato spettacolare, è tornato da 1,2 km di distanza, da 70 metri d'altezza, ha beccato il landing, ed è, ripeto, l'ho visto fare solo ai prodotti DJI. Tutti gli altri di solito sbagliano di un metro e mezzo, anche due, dipende. Questo l'ha beccato e ripeto, e non ha l'ultimo firmware che migliora tantissime cose. Quindi ragazzi, abbiamo visto i sensori anteriori che comunque mi hanno aggirato, un po' come fa il Mavic Air, come farà il Mavic 2. Quindi anche questi per adesso hanno funzionato bene, forse un pelo lento nel fare nell'aggirare, forse il Mavic Air è un po' più veloce, nel senso che arriva, si ferma, si sposta e va, questo arriva, si ferma, ci mette un po' di più a spostarsi, però anche queste cose probabilmente, ripeto, con questo firmware non fanno test, bisognerebbe avere l'ultimo firmware, infatti rifaremo tutti i vari test dopo l'aggiornamento, questo era solo un primo volo perché lo volevo vedere assolutamente volare. Quindi ragazzi, se questo primo volo con una recensione, anche se non approfonditissima, di questo Autelivo vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale per vedere tutti gli altri video riguardanti l'Autelivo e non solo, perché comunque il Mavic Air c'è ancora, e tutte le altre notizie di tecnologia. Rimanete sintonizzati su questo canale, ci vediamo nei prossimi video, ciao!